Brecht molte volte dice è uno spettacolo terribile, per me orribile vedere gli spettatori, parlava del pubblico tedesco degli anni di Piscator e dopo, che sono lì in file, che guardano nel vuoto a sentire le cose, sembra quasi che dormano, no? Perché sono cullati dal ritmo e dalle intonazioni anche musicali della recitazione, quando c'è la musica, poi anche della musica naturalmente, eccetera, ma non pensano, non sono pronti a lottare. Non è che si possa andare con le lance impugnate a teatro, ma però sono lì così e a non disturbarli vanno via contenti perché hanno sentito un'intera tragedia di Goethe o di Schiller e dice com'è bello il classico, no? Queste cose è una consolazione. La gente va a teatro e non sa neanche cosa va a fare in realtà, viene sorpresa nel sonno. Quando va bene, ma raramente si riescono a svegliare e sorprenderli nel sonno. No, il teatro deve essere una lotta. Le prime recite nel 56 dell'opera da tre soldi, io ne ho viste almeno quattro perché non potevo resistere senza andarci almeno una volta alla settimana, era una cosa incredibile. E regolarmente quando c'erano i canti, che lì sono proprio canti satirici, c'erano sempre 3, 4, 5, ma non erano fascisti, cioè erano fascisti certo, ma non sapevano di esserlo, pensavano di essere democristiani o dei liberali, no? Che quando gli dicevano certe cose dicevano andate in Russia e andavano via sbattendo le porte a sventole che ci sono in fondo al piccolo teatro, no? E Strehler era felicissimo. Era un successo. Hanno capito. Dice, con Grassi che dice, ci chiudono il teatro! Dice, qui ci chiudono il teatro, ci troviamo disoccupati! Diceva, ma no. Ma lui aveva ragione perché hanno tentato molte volte di chiudere il teatro. Ma lo Schweig di Strehler? È andato in scena nel gennaio del 61. Sì. E dopo ha fatto soltanto Milano due mesi, perché c'era la gente che arrivava fino in Piazza del Duomo, c'era la coda del botteghino che arrivava fino in Piazza del Duomo per vedere così. Dopo due mesi sono andati a Roma, all'Eliseo. E ovviamente, avendo visto tre o quattro volte lo Schweig a Milano, sono andato alla prima, all'Eliseo, proprio nel centro della prima galleria, più o meno dove qui c'è il palco reale. Mm-hmm. Ho visto cose che voi mortali non potete neanche immaginarvi. Nasce con questi presupposti, nasce con l'idea che sarà una cavalcata vittoriosa che si chiuderà in tempi molto brevi. Hitler praticamente a ottobre del 1941 è convinto che stia per finire, che si conquisterà Mosca e che stia per concludersi la vicenda, che Stalin sarà costretto in qualche modo a scendere a patti e che avrebbe questa campagna di Russia che avrebbe dato finalmente tutte le risorse disponibili nelle mani dei tedeschi e che avrebbe consentito al popolo eletto, al popolo superiore, di esplicare pienamente la sua supremazia, la sua superiorità, che era essenzialmente agli occhi di Hitler, era una superiorità di tipo culturale. E poi la situazione invece cambia e lì a Stalingrado, sul Volga, si impantana definitivamente la seconda offensiva.
l'ultima scena è, come tutte le ultime scene, fondamentale, e siamo in un luogo anche particolarissimo e carico di significati, perché siamo a Stalingrado. Sì, davanti a Stalingrado, in un punto non precisato. A 50 chilometri da Stalingrado. 50 chilometri. Sì, c'è questa cosa appunto sempre labirintica, circolare di lui, che si ritrova sempre davanti al cartello. E cambia tutto qui, Cambia tutto, perché Zweig arriva nella neve. Cioè viene mandato nelle fila della Wehrmacht, dell'esercito tedesco, nelle steppe russe, verso Stalingrado. E Stalingrado alla fine del 42, l'inizio del 43, è una cosa terribile, perché è la sacca dove moriranno decine di migliaia di soldati dell'asse tedeschi, anche italiani. È un inferno. È un inferno da... Gli elementi che abbiamo, le testimonianze che abbiamo, sono solo essenzialmente testimonianze letterarie, pochissimo coevo, perché pochissimo è uscito da Stalingrado. Di Stalingrado non sono rientrati a casa quasi nessuno, poche centinaia di superstiti negli anni 50. Ne sappiamo molto poco. La trasfigurazione letteraria è stata in larga misura scritta da presenti, letterati, da narratori che erano presenti lì e che hanno potuto raccontare o erano comunque a conoscenza abbastanza diretta delle vicende che si sono svolte a Stalingrado, e quello che noi ne traiamo è una situazione assolutamente infernale io personalmente non conosco nulla per la parte sovietica, ma sicuramente anche per quella parte ci saranno delle testimonianze che sono altrettanto spaventose, perché è vero che i russi vincono a Stalingrado, ma è anche vero che fino a quel momento lì erano stati massacrati e che Stalingrado è un massacro. In un primo tempo i tedeschi stanno per conquistare la città. Sappiamo che le truppe sovietiche sono praticamente con la schiena al Volga, hanno però la fortuna di poter essere alimentati e riforniti da una straordinaria mobilitazione della flotta fluviale del Volga, che non avendo i tedeschi artiglieria e non avendo i tedeschi aviazione, perché non sono riusciti a portare l'aviazione fino lì, troppo avanzata, e siamo in inverno, quindi ci sono anche problematiche meteorologiche che rendono molto difficile il volo di bombardieri o di cacciabombardieri, sono in grado, quasi indisturbati, di rifornire continuamente le truppe sovietiche, che vengono gettate nella battaglia a decine, centinaia di migliaia soldati a morire, perché si muore a Stalingrado dall'una e dall'altra parte. E il nostro povero Zweig, che ormai è un soldato hitleriano, perché combatte, anche se un fiero boemo, combatte per Hitler, e si ritrova sperso nella neve. Okay? Allora lui, quando è lì nella neve, canticchia, capito? Perché è lì che è perso, sta camminando, è da solo. Poveraccio, per farsi forza, per scaldarsi anche un po', canticchia, sì. No? Ok. Guarda, qui c'è una canzoncina che dice così: dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane si tornava al nostro distretto. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che dopo due settimane si va di nuovo al distretto. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane si torna al nostro distretto. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane si torna al nostro distretto. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane si torna al nostro distretto. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane si torna al nostro distretto. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane si torna al nostro distretto. Dicevano che il militare non è che uno scherzetto, che in un paio di settimane si torna al nostro distretto. Oh, in questa cosa ci sarà una specie di montaggio alternato, per cui siccome Zweig è quasi
congelato, ogni tanto si appisola, come facevano i soldati quando si sta per morire assiderati, che viene una sorta di letargia, cioè ci si addormenta. Che dicono fosse una letargia con dei sogni... Anche piacevoli, anche no? Piacevoli. Cioè, iniziavano ad avere delle... Forse perché col freddo poi non sentivano più niente, non sentivano più dolore, non sentivano più la fame, la fatica, e quindi come se si addormentassero in effetti, no? E si immagina delle scene che avvengono nell'Osteria al Calice, cioè l'Osteria di Praga dove lui andava, lo sappiamo. E dove ha lasciato la sua famiglia, tra virgolette, perché lui è un uomo solo, però aveva questi amici. Ci sono quelle immagini che mette Brecht dell'Osteria al Calice, in cui lui si figura questo finale borghese in cui tutte le cose vanno a posto, addirittura c'è il matrimonio. C'è proprio l'apoteosi del finale borghese da commedia, no? Cioè. E noi, siccome abbiamo... Cioè, Brecht lo risolve con una compresenza... Nella scenografia. Sul palco, sul no? Palco, cioè, sì. Cioè, davanti c'è la steppa e dietro c'è l'osteria ancora, no? Che si anima. Noi invece abbiamo, sempre cercando di creare un immaginario del nostro Schweck personale, abbiamo fatto una specie di film muto, anni 20, in cui ci sono queste immagini di lieto fine, come se fosse un film che lui si è visto al cinema. Certo. Quindi, ma che è una sua immaginazione, che può essere corretto, un suo immaginario, no? Questo, sì. Però è interessante anche che Schweck, che è straordinario, non è normale, è imprevedibile, fuori dagli schemi, sogna la normalità, però sogna la normalità, banale. Sogna la cosa più banale, il matrimonio che sistema tutto, cioè in realtà lui è molto ordinario anche. Certo, però è fuori anche, no? Perché in questo momento non appartiene. Esatto. Esatto. A quel mondo, non sta lì, non sta nel film muto, perché il film muto se lo fa lui nella sua mente, no? Lui non c'è, lui è altrove, perché è fuori. E però intanto lui è lì che congela. E mentre è lì che crepa, un po' che dormicchia, lui sta dormendo, capito? È lì che dorme così, nella neve viene fuori quest'altro personaggio che è il cappellano militare. Lui è Paolo. E fa il cappellano militare della Lega dei Cristiani Nazisti. Non so se c'avevano delle divise particolari. Prego, prego, vieni, vieni. Sì,
Deve essere un po' buffa questo, sì, cioè sì, deve venire fuori questo mammut, capito? Sì, sì. Questa cosa dalle nevi, con peli di non si sa cosa addosso, bestie spogliate, capito? Con questa faccia da fra il congelato, certo, e l'avvinazzato, eccetera, eccetera. Deve essere un po' schifoso. Ok. Ok. Sei felice, Paolo? Ti vedo sorridente. Allora, sono già conciato giustamente. Io non so adesso se sarà molto felice, perché devo dire una roba. Paolo. Dica. Allora, no. Allora, la questione è questa. Il baffo ci sta. Sì. Però noi abbiamo un problema con queste bassette, che siamo totalmente fuori epoca. Ci odia tua moglie. Ma io parlo di me, non voi. A noi ci odia. Ah no, no, anzi, ti dirò di più, se non fosse stata per lei quest'anno, probabilmente sarebbe stato... Sì. E lei ti ha spinta. Sì, sì, mi ha sollecitato. Ma perché non ti vuole a casa? Ma non credo. Guarda che bellino. Guarda che bel tocco qua. Ma guarda, queste qua sono mie da circa 20 anni ormai, no? E provengono dal Passo della Mendola, dove si narra che vivesse una signora anziana, signora Frau Mann, così signora Mann, dicevano che era lavorava nella segreteria del Terzo Reich, no? E poi è venuta a vivere qua alla Mendola e si è stabilita lì fino alla sua morte, insomma, circa 20 anni fa. E alla sua morte chi ha comprato la casa mi ha ceduto questi oggetti. C'è ancora qualcosina che ho ancora a casa, ma sono cose della signora, insomma. Perfetto. Allora le mettiamo al cappellano militare. Ci può stare, penso, no? Sì, sì. La sai? Quella del vescovo che durante la bufera chiede al capitano: ce la faremo? E il capitano gli risponde: siamo nelle mani di Dio, eccellenza. E quello dice solo, addirittura, siamo messi così male. E scoppia in lacrime. Sono importanti queste battute, perché quest'ultimo capitolo di Zweig è tutto sulla religione. Perché sostanzialmente siamo alla fine, ma non alla fine dello spettacolo, del testo. È la fine della vita di Zweig, capito? È la fine del Terzo Reich, se vogliamo. È la fine. Questo capitolo finale. Ma tu sei proprio autodistruttivo, bevi, un po' bestemmi, come dire, dici queste barzellette irrispettose perché sei autodistruttivo, perché ti senti uno che ormai è al di fuori della grazia, no? Cioè per fare carriera, per il tuo quieto vivere, eccetera, hai abbracciato questa aberrazione che era... Il cristianesimo positivo e... Cristianesimo nazista, che già dirlo è abbastanza difficile che le due parole stare insieme. Era tutta una dottrina aberrante, capito, con Gesù che era ariano. Prima di tutto hanno tolto l'Antico Testamento, perché era roba degli ebrei, quindi via. C'era rimasto solo il Nuovo Testamento con Gesù Cristo che era un ariano, ma poi anche tutte le cose un po' buoniste, cioè tipo porgi l'altra guancia, queste o cose qui. O il discorso qui, della montagna, via. Via, via, via. Cioè praticamente era diventato un opuscolo, sto Vangelo. C'è una cosa tremebonda. In cui c'era solo l'ira di Gesù contro i mercanti ebrei al Tempio, certo, questo per esempio. Erano ebrei, no? Quelli. Quando Hitler diventa cancelliere, l'ala maggioritaria della Chiesa protestante tedesca aderisce pienamente al regime, dando vita anche a una corrente che è denominata Deutsche Christen, che è la componente che più apertamente aderisce anche dal punto di vista ideologico e che più direttamente supporta sul piano ideologico i progetti politici del Terzo Reich. Sono una minoranza, ma il grosso della Chiesa cerca in qualche modo di barcamenarsi, e poi uscirà così anche dalla guerra, nel senso che poi dalla guerra il grosso della Chiesa protestante potrà in qualche modo rivendicare di avere tenuto un certo atteggiamento di distanza, rispettando i principi della religione e non aderendo come i Deutsche Christen pienamente e supinamente alla volontà ideologica del regime, forzando anche il testo sacro, ma quindi, cioè, proprio forzando le maniere. Ma che più ancora scalzo, poverino qua. Ma si ambienta per la Russia, no? Ah, certo. Per Stalingrado. Lui non ha mai freddo, mai. Non si lamenta mai, l'ho visto. Guai a lamentarsi, vero?
È una debolezza che non possiamo permetterci, giusto? Esatto. Lo sai, come già che ti chiami, che mi ridono in faccia a me, il ministro di Dio, quando li minaccio con l'inferno. Me lo spiego solo pensando che loro hanno l'impressione di esserci già all'inferno. La religione va in malora e la colpa è di Hitler. Non lo dire a nessuno, non lo dire a nessuno. Allora, siccome lui è ubriaco, qui c'è un momento bellissimo, bellissimo, perché è un momento di verità. Cioè, qui Zweig, non, a parte che qui sembra tutt'altro che matto, Zweig. Sì, 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 sì. Non è più matto, cioè il matto è lui. Bellissima questa cosa, sì, perché sì, trovando un tizio del genere, Zweig, che è sempre stato il matto, quello dice cose un po' strane. Te l'avevo detto che mi avevi detto che diceva una cosa profonda. Profonda, sì. Questo pensiero. Sì, perché lui è sempre stato il matto. Raccontava la storia vera. Sì, qui invece si trova con lui, in questa neve, così, con lui ubriaco. E dice delle grandi verità. Sì, diventi tu il saggio, capito? E allora tu gli dici, Hitler è una merda. In questa scena è quello che ha più buon senso di tutto. Ha un momento di estrema lucidità, anche quando dice al cappellano Hitler è una merda. Glielo dice, no? E dice esplicitamente, perché sei ubriaco. Hitler era una merda. Che bravo, bello bellissimo così. Rifallo. Hitler è una merda. Chi sei? Vedo che sei uno dei nostri, non una scimmia russa, Dio sia lodato. Io sono il cappellano militare Ignazio Bulling di Metz. Avrebbe per caso un po' di Kirsch? Agli ordini, signor no. Non mi serve mica per bere, eh? Forse tu pensavi questo, ma scalzone, confessalo, ecco cosa pensi del tuo prete. Mi serve per la mia macchina con l'altare da campo, è ferma lì e mi è finita la benzina. A Rostov economizzano la benzina per il buon Dio, ma la pagheranno cara. Quando si presenteranno davanti al trono di Dio, lui chiederà con voce tonante: avete motorizzato il mio trono, ma la benzina dove l'avete messa? Signor cappellano, non lo so. Saprebbe dirmi qual è la strada per Stalingrado? Dio solo lo sa. La sai? Quella del vescovo che durante la bufera chiede al capitano: ce la faremo? Il capitano gli risponde: siamo nelle mani di Dio, eccellenza. E quello dice solo: addirittura siamo messi così male? E scoppia in lacrime. Ma il signor caposquadra Bullinger è per caso suo fratello? Disgraziatamente sì, ma non hai proprio neanche un po' di Kirsch o di vodka? No, e lei si brusca un raffreddore se sta seduto sulla neve. Non sarei una gran perdita. Vogliono risparmiare sulla benzina? Beh, allora se la vedano un po' loro. Come faranno a sbrigarsela senza Dio e senza la parola di Dio durante la battaglia, sulla terraferma, nell'aria, sul mare e così via? Li so io, gli scrupoli di coscienza che ho patito quando mi sono iscritto a quella loro stupida lega nazista dei cristiani tedeschi. Mi tocca rinunciare a Nostro Signore come ebreo e nelle mie prediche farlo diventare un cristiano con gli occhi azzurri e metterci Odino e dire che il mondo deve diventare tedesco, anche se dovrà costare fiumi di sangue.
Perché? Perché sono un porco rinnegato che ha tradito la sua fede per la paga. E loro mi danno poca benzina. E guarda dove mi hanno cacciato. Nella steppa russa c'è il capellano. E sarà meglio che ritorni con me a Stalingrado a smaltire la sbornia. Però deve camminare un po' da solo, altrimenti la pianto qui. Io devo raggiungere il mio battaglione per aiutare Hitler. Prima sono passato davanti a una capanna. Il camino fumava. Chissà se avranno della vodka. Tu, quando gli hai dato in testa il calcio del fucile, sei a posto. Ma che schifo! Oh, Madonna, che schifo! Non si vomiti addosso, che poi si gira e rimane tutto appiccicato. Un freddo cane! Gliela farò vedere io a Stalingrado. Prima bisogna che ci arrivi. Adesso non ne sono così certo. Lo sai? Come già che ti chiami? Zek. Che mi ridono in faccia. A me, il ministro di Dio, quando li minaccio con l'inferno. Me lo spiego solo pensando che loro hanno l'impressione di esserci già all'inferno. La religione va in malora e la colpa è di Hitler. Ma non lo dire a nessuno, eh? Guardami negli occhi. Hitler è una merda. E te lo dico perché sei ubriaco. Se c'è Hitler, la colpa ce l'hanno quelli che a Monaco gli hanno regalato la Cecoslovacchia per via della pace per tutta la vita, che poi si è visto che era una pace lampo. Stalingrado è anche un grande errore tattico, cioè Hitler. Quanto era lucido Hitler? La sua visione ideologica, assolutamente negativa e spregiativa nei confronti degli slavi e dei giudeo-bolscevichi, lui metteva insieme la valutazione negativa degli slavi, la valutazione negativa degli ebrei, la valutazione negativa dei comunisti e faceva questa specie di crasi del giudeo-bolscevismo che per lui era il nemico assoluto, ma era allo stesso tempo anche debolissimo da un punto di vista strutturale, facilmente sconfiggibile da parte del superiore popolo tedesco e del superiore esercito tedesco. Qui probabilmente io credo che l'ideologia faccia agio sulla visione che era anche quella dei generali, che invece sono molto più prudenti e che gli dicono, che gli consigliano, ma lui non li ascolta, di stare attento perché l'Armata Rossa ha molte più riserve, l'Armata Rossa è molto più grande, ha una grande forza, ha grandi potenzialità e non la si può sconfiggere ad un colpo solo. E lì probabilmente invece la sua visione ideologica è così chiara, così netta, così forte e sicura di sé che a quello lui non dà ascolto, quindi se vogliamo lui non è lucido, cioè non soppesa tutti gli argomenti e tutti gli elementi. Va anche ricordato che è circondato di pochissimi generali che hanno coraggio di dire le cose, perché sono sostanzialmente dei succubi di Hitler. Lui se li ha scelti per quello, non perché siano dei grandi strateghi, perché non lo sono.
Tu, quando gli hai dato in testa il calcio del fucile, sei a posto. Questa okay. cosa è terribile, capito? Perché sono poi... veramente scimmie queste. I russi sono scimmie, capito? Scimmie. Simie. Ma guarda che simie era pagane. Così. Cioè, la propaganda dipingeva i bolscevichi, i russi, come, capito? Come gli animali, sostanzialmente. Cioè, era un atteggiamento colonialista, capito? Ma anche nelle lettere... Dei soldati trentini ci cioè sono alcuni che credevano nel Duce, ragazzini, che andavano a combattere dei ragazzini di 18-20 anni pieni di propaganda e descrivono queste lande dell'attuale Ucraina e dice ah ma questi qui effettivamente vivono dentro le capanne come delle bestie. Sono generazioni che sono state appunto forgiate dalle parole d'ordine del regime. E l'anticomunismo rappresenta un elemento importante della propaganda fascista dalle origini fino alla Seconda Guerra Mondiale e l'anticomunismo è in totale continuità col dopoguerra, per cui c'è un elemento di, appunto, che torna, che rimane tra regime e dopoguerra, tra fascismo e diciamo Repubblica Democratica, l'anticomunismo è sicuramente quello che... continua, ecco, anche sull'onda di quello che era stata la propaganda del regime fascista, per cui queste generazioni qua crescono, come vi dicevo anche prima, insomma, crescono infatuate da questi slogan e poi chiaramente non solo una versione politico-ideologica, di contrapposizione politico-ideologica tra fascismo e comunismo, ma anche il ruolo che assume la Chiesa Cattolica in funzione anticomunista, no? Chiesa Cattolica assume ruoli anche nella conquista dell'Etiopia, se vogliamo, no? Quindi i cattolici come civilizzatori, come autori di una evangelizzazione di popolazioni che si ritengono arretrate, primitive, barbare, selvagge. I soldati trentini, italiani che vanno in Etiopia portano quei valori, chiamiamoli così, con sé, no? Si sentono portatori di una missione civilizzatrice nei confronti di popolazioni che ritengono inferiori. Ma poi in realtà è un'inferiorità che loro percepiscono anche come inferiorità razziale, oltre che religiosa, eccetera. E tutto questo torna anche nella campagna sul fronte orientale, no? E quindi le popolazioni che incontrano sono considerate barbare per tutta una serie di aspetti anche materiali, il luogo dove abitano, i villaggi, le case come sono costruite, eccetera, come sono vestiti, e i trentini riportano appunto alcuni elementi che hanno a che fare con quel retroterra, insomma, coloniale, se vogliamo. E molti italiani, molti trentini che sono contadini, vedono nelle risorse agricole ucraine o russe che siano, insomma, una possibilità, cioè una ricchezza che loro potrebbero coltivare e far fruttare meglio di quanto gli indigeni, chiamiamoli così, hanno fatto o saprebbero fare, no? Sì. Lei fa la vecchia russa. La vecchia russa della vecchia Russia. È uno di questi personaggi che Zhveik incontra nella steppa gelata quando cammina nella neve. Fra gli altri incontra questa vecchina tutta congelata. Quindi deve proprio sembrare un personaggio uscito proprio dalla vecchia Russia. Col capo coperto, capito? Sì, con quella tragicità, sì. No, della donna russa, proprio. Sì, a me piacerebbe che questi personaggi che Zhveik incontra nella neve fossero un po' dei... quasi degli spettri, capito? Mm-hmm. Cioè, sono talmente queste figure che vengono fuori dalla neve, così, no? Mm-hmm. Quindi deve avere un'idea, sì, di sofferenza e... un po' spettrale, ecco. Ok. Hai tolto la sicura al fucile? Sì, sì, perché... è proprio come se fosse una battuta di caccia, capito? Sì, perché deve avere lo sparo in canna, no? Il colpo in canna. Lei è lì, lei sarà lì come una pezzente, capito? Anche lei, nella neve, con tutte queste
sto scialletto nero, vestita meno di voi, che avete freddo con i vostri cappotti, così invece lei lì con sto scialletto, così, sta vecchietta così, eccola, eccola lì, dai. Prepara il fucile, prepara il fucile. È terribile, è una cosa terribile, capito? Guarda un po' chi c'è. Puoi fare anche sottovoce come dire che se disturbi l'animale selvatico, capito? Sì, non fate. State sotto vento, che sente l'odore. Guarda un po' chi c'è. E guarda lo scialle che c'ha. Quello lo prendo io. Ho un freddo cane. Vuole quasi ucciderla, pestarla col calcio del fucile e per poi rubarle tutto. Anche lo scialle. Il misero scialletto che ha addosso. Mentre anche qui interviene Shveik con la sua solidarietà, invece, no? Perché dice l'unica cosa che lei ha, no? Questo scialle, no? Conserviamoglielo, no? E mettiamolo in salvo, no? Che Dio ti protegga, figliolo. Hai il cuore puro tu. E anch'io. Vieni in nostro aiuto. No, mi dispiace. Mi darai una mano per battere gli hitleriani. Mi dispiace, però le voglio tanto bene. Mi dispiace tanto. Devo andare a combattere contro i russi. E questo mi dispiace da matti. Guarda lì, chi c'è? Hai tolto? Assicura il fucile! Tieni pronto il fucile! Quelli sono tutti pagani! Chiedili dove ha sotterrato la vodka! E guarda lo scialle che ci ha! Quello lo prendo io! Ho un freddo cane! Lei ha freddo perché è ubriaco! Ma già due cappotti di pelliccia! Buongiorno, nonnetta. Qual è la strada per Stalingrado? Confessa di avere della vodka? Stai fermo, parlo io! Che sciale leggero che ha, nonnetta. Non avete altro da mettersi addosso? Ad opera il calcio del fucile! Questi sono pagani e gorilla! T'ha detto! Ha della vodka? Perché sennò qui il signore sta male. Io ho freddo e tu scuoti la testa? Adesso ti sistemo io! No, cosa fai, porco Giuda? Ma cosa cacchio fai? È la vecchietta! Stai ferma, porco! No, ti ammazzo! Lasciami! No! Che Dio ti rimeriti, soldato. Tu sei buono. Se avessi del pane d'avanzo, te ne darei un pezzo. Ti servirebbe. Dove sei diretto? A Stalingrado. Potrebbe dirmi come ci arrivo. Che Dio ti protegga, figliuolo. Hai il cuore puro tu. E vieni in nostro aiuto e darai una mano a battere gli hitleriani. Non te ne avere a male, nonnetta. Io devo andare avanti. Non sono venuto di mia volontà. E se non sbaglio, sei un po' sorda, nonnetta. Ci darai una mano a sterminare quei briganti. Fai presto. Che Dio ti benedica.
avanti per stare in grado, avanti per stare in grado. Oh. E quando ti svegli cosa vedi? Balloon. No, Balloon è... Balloon è se n'è andato insieme col sogno. E le lucaniche, i crauti, i caniderli. Ma come? Come ti viene in mente adesso i crauti e i caniderli? Perché ora è di pranzo. Hai fame? No, non ho fame. E allora perché ti sogni i crauti? Cosa devo dire? Quando mai è dovuto? Ma ti svegli e vedi il carro armato, no? Un carro armato? Arriva un carro armato pieno di soldati. Vedi tutti questi soldati e questi soldati cantano una canzone. Cantano una canzone bellissima. E devo impararla? No. No. Meglio. La devi ascoltare. Meglio. La cantano un gruppo di soldati. Su un carro armato. Cioè, praticamente Zweig sta vagando da solo nella tempesta a 50 km da Stalingrado. Si è perso praticamente nella neve. E molto probabilmente morirà assiderato. Sì, è già in stato confusionale, cioè ha delle allucinazioni, no, lui. E passa sto carro armato di tedesco, sopra cui ci sono ammassati tantissimi soldati, che però sono praticamente congelati, capisci? Cioè, sono quasi congelati questi. Sì, dice, quasi coi volti azzurrini, dice Brecht nella didascalia. E cantano questa canzone e passano così, cioè arriva una tormenta e poi va via. E poi spariscono inghiottiti dalla tormenta. Dalla neve, capito? Così. Le strele era fatto uscire. Voi avete presente com'è il palcoscenico di Via Rovello? Piccolo. È poco più di metà di questo, e soprattutto di profondità. Dietro i veli... Veli bianchi. Erano lenzuola cucite, tormentate dal vento, e poi c'erano i macchinisti che buttavano giù secchi di coriandoli bianchi, no? giù perché era la tempesta, la neve, eccetera. Viene fuori questo carro armato. Sopra, dove c'era la passerella per salire dentro la torretta, sopra i cingoli, c'erano quattro attori, militari tedeschi, anche loro tormentati c'era l'uragano di neve, eccetera, che arrivavano, perché per spingere dentro questa macchina qui c'erano 14 persone, perché pesava, era legno vuoto, con dentro, però erano tonnellate. Questo arrivo, quando arriva così, il cannone, si cominciava a muovere anche il cannone, telescopicamente in due o tre sezioni. Dopo, quando era arrivato a fine corsa e cominciavano a cantare gli attori, il cannone era sopra la quinta o la sesta fila della platea. Quindi in prima fila avevano il cannone sopra la testa. Ci volevano 2 minuti per fare questa avanzata, che era una cosa spaventosa. E cantavano... Il miserere. Il miserere. Forse vorranno adesso che noi conquistiamo... Non ce la fanno. Il fondo del mare, le montagne della luna, ma già qui in Russia il nemico è forte. Qui sento proprio un forte crescendo, capito? Perché è drammatico. Poi sarebbe bello, quest'ultima strofa, se facessimo il respiro molto... Intendo, forse vorranno adesso... Che noi, siccome lì fate la pausa, tutto il coro prende proprio il fiato. Che noi conquistiamo il... Che si senta, cioè non nasconderlo, ma lo facciamo, perché dà questa idea di affanno. Yeah.
parlato con il capo macchinista del piccolo di allora, che era Mario Ciulli. Spingere questa roba qui fuori era una cosa da pazzi, perché dovevano fare una curva quasi, in 14 spingere questa macchina qui. E cioè, alla prima di Roma, il cannone è venuto fuori, ma era un pochino così, per il pubblico è lo stesso, l'importante è che gli arrivi sopra, che poi sia un po' così. Ma io che ero sopra e che capivo cosa succedeva, sentivo le grida di Streller, che era in palcoscenico e che cercava di demolire il palcoscenico con le sue proprie mani. Il palcoscenico erano poi veli, erano lenzuola, ma picchiava contro il fondo, maledicendo tutti e dicendo: è la mia fine. Ritardato, secondo me. Parte in ritardo. Salvaci Dio e portaci di nuovo a casa, che il caso di portaci di nuovo a casa le amò pure a Bios, no? Salvaci e portimi a casa, quasi de pua addirittura, no? Perché la vuole che la deve tornare a casa, insomma, no? E lì il problema della steppa non è dov'è Stalingrado, il problema della steppa fra 42 e 43 è dov'è casa. Lo è per i soldati italiani sul Don, lo è per i soldati della Sesta Armata di Paulus a Stalingrado. Casa, quella è la ricerca, quella è la direzione che vanno cercando e che vorrebbero andare cercando nella steppa, nel ghiaccio, nel freddo, nel gelo. Cantavano il Miserere e a un certo punto finiva il Miserere, cioè ci sono quattro versi di Sprachchor, non di coro, ma non cantati. Mm-hmm. E poi c'è toc, i quattro soldati cadevano come fulminati. Erano già così. I due che precedevano i cingoli a destra e a sinistra cadevano di là filiato. E quello che apriva la marcia in avanti, che era arrivato in ribalta praticamente, con un fucile. Cadevano tutti, lui sentiva il rumore di quelli lì, teneva il fucile fermo e dopo che erano caduti gli altri, anche lui cadeva. Con il fucile piantato per terra, in equilibrio, cadeva anche quello, quel punto lì. Il quadro era completo. Oh, a un certo punto vedi un cane. Guardalo lì, un cane. Sì, lo vedo. C'è già lì. Qui c'è vero. Svek incontra un cane nella neve. Io mi sono subito... avrà incontrato lo spirito del volpino che avrà macellato. No, lui... cioè... Brecht descrive il cane che lui vede, cioè Zweig dice: ah, ti vedo, sei alto come un alano, certo. Hai i baffi di un grifone e hai un po' la faccia da mastino. E io ho pensato: ma non è che vede se stesso riflesso da qualche parte? Magari c'è uno specchio di un pezzo di una pozzanghera di ghiaccio, sì, vedi, sì, la tua faccia. Vedi, fantastica. Cioè tu vedi, fantastica, vedi la tua faccia nel ghiaccio. Sì, sì, sì. Come stai delirando perché ormai stai morendo. Sì, 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 sì. Sotto la neve così, mi si sono abbassati anche i baffi per il gelo. Sembra dovuto al gelo, Perché così quando si vede nello specchio il grifoncino è più normale. È un grifoncino belga. Grifone belga.
Tu per tutta la vita hai commerciato in cani, ti sei identificato con i cani. Sì, sì, sì. E quindi vedi te stesso ed è un cane. Cioè parli con la tua faccia nel ghiaccio, riflessa nel ghiaccio, parli come se parlassi allo specchio, ma parli come se parlassi con un cane, capito? E, cioè, capito? Dici... e mi dici tu cosa dire. Sì, sì. Va bene. Allora tu guarda... Vieni, vieni qui. Ma io lo sapevo che c'eri. È un incontro in cui Schweik si rivolge anche al cane, parla con il cane e gli dà saggi consigli di stare insieme agli altri, di non fare e non commettere stravaganze. E nella guerra, se vuoi sopravvivere, devi stare vicino agli altri. Vicino agli altri, non fare cose strane. E nella guerra devi stare vicino agli altri e non fare cose strane. Ma zitto! Zitto! Non parlare. Finché, però, non riesci a mordere. E allora, l'invito è di nuovo anche al cane, alla furbizia, all'uso dello stratagemma. Se volete all'inganno, no? Stai zitto, non ti muovere, non attaccare. Finché tu non sei sicuro di poter mordere. È bellissima questa cosa che dicesse. Dai, che la guerra non dura in eterno. Dai, che la guerra non dura in eterno. È bellissima questa cosa. La guerra non dura in eterno, proprio come la pace. La guerra non dura in eterno, proprio come la pace. Ehi, cagnolino, lo sapevo che c'eri. Ti nascondevi, eh? Ma cosa sei, cosa sei? Non sei mica di razza pura, tu. Sei l'incrocio di Grifoncino e di Mastino. Lo conosco da quei baffi. Smettila di tremare. Non posso guardarti che tremi. Dai, vieni con me a Stalingrado. A Stalingrado ci sono altri cani. C'è movimento. Dai, andiamo a Stalingrado. Ma comportati bene. La guerra non dura in eterno, è come la pace. E poi ti porto a Praga, al calice. Ma bisogna stare attenti al balium, che non ti mangi. Io vendo cani, lo sai. Vedrai che anche dopo la guerra la gente vorrà un cane. Vorranno cani di razza, falsificheranno ancora i pedigree, perché cercano le razze pure. Lo so, è stupido, ma ci tengono. Dai, vieni. Vieni che andiamo a Stalingrado. Ma Hitler amava i cani? Probabilmente sì, dava il segno di amarli. E che sia costruzione, che sia realtà, probabilmente è vero e sincero Hitler quando piange nel bunker perché deve far dare il veleno a Blondie. E non lo fa lui. Lui si avvelena e lo dà alla moglie e poi si sparano, ma non lo dà lui alla Blondie perché non ne ha il coraggio. Lo fa un suo, se non ricordo male, un addetto del suo seguito, però è rattristato perché deve far morire la Blondie, che è stato il suo cane, il suo fedele cane pastore per anni. Pastore tedesco? Certo. Ariano. Ariano. Grazie. Non conosciamo il pedigree di Blondie, ma penso. Ma sarà di sì. Stata di razza purissima. Sì, dai, guarda, al vedere le fotografie direi di sì. Ok. È l'incontro tra Schweik e Hitler. Qui effettivamente si vede come i due piani, no? Le due sfere si siano trovate adesso sullo stesso piano, appunto, no? Cioè il piccolo uomo è vicino al dittatore, no? Il dittatore al gigante, non è più neanche nell'immaginazione, no? Neanche nell'immaginario di Schweik. Infatti Schweik non lo riconosce. Appunto. Cioè, io sono Hitler. Sì. Mamma mia. Mentre prima lo vedeva come questo gigante. Gigante, sì. No? Quindi neanche nel suo immaginario è più
il grande dittatore, no? Du hast eine Versorgung für Karte zu meiner Nase? Ja! Ja? E quasi Schweik diventa colui che si prende cura del dittatore. Adesso non è che voglio fare, ma però un po' tipo reliare il ful nella brughiera, no? Mm-hmm. In cui il matto si prende cura del sovrano. C'è un po' questa cosa, no? Che qui non sono nella brughiera inglese, no, sono nelle steppe di Stalingrado, però c'è il re. Come il re Lear, sono tutti e due niente, no? Certo. Sono tutti ridotti a niente. Ridotti a nulla. Il dittatore, certo, e il piccolo uomo sono tutti e due, certo, nulla, nothing, e sono piccolini entrambi. Tutti e due? Anzi, tutte è due più piccolo Hitler di Schweik. Tant'è che Schweik lo aiuta, lo indirizza, no? O cerca di indirizzarlo, sì. Mentre questo girare è un girare a vuoto, no? Girare sempre su se stessi, perché ma così forse freudianamente ci si ritrova sempre al punto di partenza, poi, no? Das ist das grande Deutschland. Das grande Deutschland. Ah, Deutschland. Deutschland, Deutschland. Freund oder Feind? Hitler! Was? Ho detto Hitler! Mi capisci adesso? Ja! Ich bin der Führer! Addirittura! Ruth, wer sind Sie? Io sono Schweik di Budweis, là dove scorre la Moldava. E sono venuto fin qua per aiutarla a prendere Stalingrado. Adesso mi dica una cosa, dov'è Stalingrado? Wie zum Teufel soll ich das wissen? Herr Schweik, wenn das Dritte Reich unter sich waren, nur die Naturgewalten schuld an dem Missgeschick. Lo so, dicono che Stalin e l'inverno si sono messi d'accordo. Schon, das war wert. Sì, ma mi dica dov'è Stalingrado, se no qui congeliamo! Norde! A nord nevica troppo forte! Sude! A sud ci sono mucchi di morti! Oste! A est c'è l'armata rossa! Vesci! E se tornassimo a casa nostra, questo almeno avrebbe senso! Das Tet, mein deutsches Volk, da kann ich nicht die! Osten, Westen, Süden, Osten, Westen, Süden. Non può più andare avanti! Osten, Westen, e non può restare qua! Osten, non vai avanti né indietro! Né storto né dritto! Osten, a destra Westen, sei spacciato! Süden, a sinistra sei fritto! Osten, e la terra ti brucia! Westen, e il vento ti molesta! E se proprio vuoi saperlo, solo un dubbio mi resta. Se ti devo sparare o ti devo cagare in testa. In una commedia tarda di Marivaux che si intitola Gli attori di buona fede o in buona fede. Questi attori sono, credo che in parte siano anche con turbe psichiche, come potevano essere concepite nel Settecento, però dicevano: non state mai tranquilli con noi, perché noi,
attori, fingiamo di fingere. Si muta.